Siamo con Francesco Di Gennaro, una partita da due volti, l'abbiamo già detto anche con gli altri che abbiamo intervistato. In primo tempo forse anche qualcosa di più, dove il Grosseto ha veramente fatto il padrone del campo, Morevera molto timido, molto chiuso, però cercavate questo gol, è arrivato, abbiamo sbloccato quasi subito la partita. Poi nel secondo tempo cos'è successo? C'è stato un calo di tensione che non ci dovrebbe essere, però buttiamola alle spalle, dai, la partita di domenica sicuramente è un altro tipo di partita e ci prepariamo per affrontarla al meglio. Sicuramente sarà, tra virgolette, più facile affrontare quella con la capolista proprio per la tensione emotiva che questa si porta dietro. Ma sicuramente è tutto un altro tipo di partita, è una partita che tutti aspettano e l'aspettiamo anche noi. Siamo tranquilli, ci prepareremo come al solito e poi cercheremo di fare il nostro gioco non commettendo gli errori che abbiamo commesso oggi. Un campionato estremamente equilibrato, lo dimostra anche non solo da ultimo la sofferenza, al di là del fatto che il Grosseto ha legittimato sul campo, no? La vittoria dei tre punti, ma una sofferenza appunto per questo ritorno, anche la Viterbese che segna alla Civita Castellana dopo oltre un'ora di gioco, quindi un campionato estremamente equilibrato. Sì, si sapeva dall'inizio, dai, comunque devi essere bravo a non prendere gol. Poi la partita penso che nell'arco dei 90 minuti la riesci a sbloccare, ci sta sempre qualche precisione delle difese avversarie, perché la Serie D è Serie D per questo, ci sono anche gli under in campo. L'importante è che andiamo concentrati senza pensare chissà cosa e fare la nostra partita. Un Di Gennaro che nel momento critico della partita ha preso letteralmente per mano la squadra, questo lo possiamo dire, ha difeso molti palloni dove normalmente si fa, cioè quando si vince si soffre nell'area del calcio d'angolo avversario ovviamente, e proprio per cercare di far respirare la manovra anche della squadra dietro. Sì, eravamo un po' in difficoltà, serviva quello secondo me, perché comunque quando superavano la tre quarti si rendevano sempre pericolosi. Scivolavano via. Allora è stato andata bene così, dai, sono contento solo per i tre punti. Peccato sul gol non gol, che avrebbe potuto evitare la sofferenza ovviamente degli ultimi secondi, perché veramente quella parata di piede di Gagno ha sigillato tre punti fondamentali. No, infatti stavo lì a un metro, ci ha salvato il risultato, è stato bravo. Sul gol non gol cosa hai visto? No, non era gol. Non era gol, perfetto. Ti ringrazio. Okay.